13 febbraio 1861. A Gaeta finiva l'indipendenza del Sud, la fine del Regno delle Due Sicilie. Una data storica purtroppo cancellata dalla storia. Il Sud perse tragicamente la sua secolare indipendenza. Gaeta cadeva dopo un lungo assedio durato oltre 3 mesi. A resistere restarono solamente Messina e Civitella del Tronto, che si arrenderanno a marzo. Fu un martirio per i soldati rimasti fedeli alla loro patria e soprattutto per i civili, che furono sterminati dai bombardamenti senza sosta da parte dei piemontesi che rasero al suolo la città, così come faranno nel decennio successivo nel resto del sud, tra ecidi e interi paesi rasi al suolo. Il 6 settembre 1860, re Francesco II di Borbone lasciò Napoli e partì per Gaeta per evitare inutili rappresaglie e bombardamenti alla capitale del sud. In città restò Liborio Romano, il capo della polizia che, con l'aiuto dei criminali che poi diventeranno la camorra organizzata, scortò l'ingresso di Giuseppe Garibaldi a Napoli e poi sorvegliò sul plebiscito di annessione al Regno d'Italia, con violenze e minacce alla popolazione. Quando Francesco II decise di firmare la resa per fermare lo sterminio della sua gente, il generale Enrico Cialdini dispose l'intensificazione dei bombardamenti e, approfittando della cessazione delle risposte della fazione avversaria, uscì dalle linee e si avvicinò alla cittadina per averla meglio sotto tiro. A chi gli chiedeva di fermarsi perché erano in corso le trattative per la resa, rispose: «Sotto le bombe si tratta meglio». E in 3 giorni, infatti, dalla sera del 10 fino al 13, fece sparare ben 60.000 bombe. Il 14 febbraio Francesco II e la regina Maria Sofia, sorella della celebre Sissi, che si distinse per gli aiuti portati alla popolazione e ai soldati, partirono per l'esilio a Roma. Appena entrati in città, i piemontesi, senza alcun rispetto, inscenarono dei festeggiamenti con lo scopo di infierire. Nell'assedio morirono a migliaia tra soldati e civili, senza ricevere neppur degna sepoltura. Nonostante gli accordi stipulati nell'armistizio, migliaia di fedeli soldati borbonici, che non tradirono il proprio giuramento al re per sposare la causa militare piemontese e avevano combattuto eroicamente, vennero deportati nei vari carceri settentrionali, tra cui il Forte di Fenestrelle, oggi definito il Lager dei Savoia. La maggior parte di essi perirono a causa di atroci sofferenze in questi veri e propri campi di sterminio di coloro i quali si definirono fratelli. A queste vittime si aggiungeranno nel decennio successivo quelle della repressione del brigantaggio. Civiltà Cattolica parlò, forse per eccesso, di circa 1 milione di morti su una popolazione delle Due Sicilie di circa 9 milioni. In ogni caso si trattò di eccidio, che non trova alcun ricordo o commemorazione, ma semplicemente indifferenza. Il Sud, dopo secoli di indipendenza, da Stato ricco e sovrano, divenne una vera e propria colonia interna del nuovo Stato italiano, e la sua popolazione, stremata dalla fame e dalle violenze dei conquistatori che si definivano fratelli, fu costretta, per la prima volta nella storia, a emigrare a milioni in giro per il mondo in cerca di quella fortuna che lo Stato Savoia gli aveva negato e depredato.